Allora, questa è l'antenna che ho acquistato su eBay per 33 euro. Mi è arrivata perfettamente dopo 3 giorni e queste sono le caratteristiche. E adesso vado a montarla sul mio tetto. Premesso che mi sono stancato di girare tutte le volte che arrivo, gira di qua, gira di là con questa antenna, eccetera, eccetera, e poi alla fine non riesco mai a vedere quasi niente. Speriamo bene con questa. Allora, la prima operazione che vado a fare è quella di smontare chiaramente l'antenna vecchia e qui la cosa è molto semplice. Eccoli, una volta smontata l'antenna vado per staccare il filo e voilà, boh, la prima sorpresa. Vedo che lo spinotto, il filo è staccato dallo spinotto. E già qua mi scappa da ridere perché dico, beh, come faceva a vederla la televisione. Vabbè, comunque detto questo, le vie del Signore sono infinite e quindi non mi inoltro in sentieri che non conosco. Come prima cosa, comunque, vado a, come dire, a eliminare la parte terminale del cavo, anche perché l'ossido può creare falsi contatti, quindi niente, taglio il cavo e faccio il collegamento nuovo. Adesso vado a fissare l'antenna, anche se nella confezione è compreso staffe per poterla anche montare a parete con le sue zanche, eccetera. Io essendo che ho il palo, cercherò di attaccarmi al palo senza dover fare cose nuove. Quindi cosa faccio? Ho fatto il foro sull'asta della vecchia antenna e utilizzando il bullone che viene fornito insieme alle zanche, ecco. Utilizzando il bullone andrò a fissare diciamo l'antenna, questa antenna andrò a fissarla sul palo esistente. Facendo le dovute modifiche con l'aiuto del mio flessibilino cerco di adattare l'attacco dell'antenna per poterla adattare al palo della vecchia antenna. Allora, taglia di qui, buca di là, rompi di qui, spacca di là, alla fine sono riuscito a venire ad un punto fermo, come si dice. Quindi ho trovato il sistema per poterla fissare. Allora, l'unica cosa, ho dovuto fare un'ultima modifica, quella della bullone, perché la testa del bullone, essendo che era troppo aperta, non mi riusciva a tirare il dado. Chiaro che quando si lavora a volte bisogna anche un po' improvvisare. E comunque ecco com'è venuto dell'antenna. Quindi adesso vado ad attaccare lo spinotto dell'antenna, il lavoro sul tetto è terminato. Allora, collegato lo spinotto che va, il filo va al televisore e l'antenna da questa parte. Poi c'è l'alimentazione che va collegata. E io l'ho collegata insieme all'alimentazione della televisione. Ok? Perfetto, un po' empirico, eh? C'è una matassa di fili che non finisce più qua. Proprio al ministro dell'Interno Oh, Salvini. Intanto vediamo inquadrato praticamente il. siamo a posto. Nel tentativo di Ecco giornata qua. Adesso non devo più girare per iniziare paletti pali. questo dialogo con voi. Ok.